Buongiorno ragazze, oggi un buongiorno un po' diverso dal solito, questo sarà un vlog molto coccoloso, copertoso, non lo so, chiamatelo come volete, ma oggi sono KO, sto male, sto veramente male. Se mi vedete truccata è semplicemente perché stamattina ho portato Fede a scuola. E poi sono andata anche, devo andare fino alla cartoleria a prendergli due quaderni per la scuola, quindi non volevo andare proprio stile zombie, quindi mi sono data una sorta di sistemata. E niente, quindi oggi non va proprio per niente. Praticamente stanotte mi sono svegliata alle 2:30 con bruciore alla trachea qua, è una cosa incredibile. E poi alle 4 mi sono svegliata e sono stata poi sveglia fino alle 6, quindi tosse, diciamo che poi la tosse non aiuta con questi problemi di reflusso della gravidanza, perché mi fa venire proprio su quello che mangio. E stamattina, una volta tornata dalla cartoleria, ho anche scoperto di avere la febbre, quindi sono proprio felice. Guardate, una gioia immensa. Vabbè, non parliamo di disgrazie, lasciamo perdere. Vi volevo raccontare una cosina, tanto questo sarà un vlog un po' così, un po' per tenermi compagnia e spero di tenerne un pochino anche a voi, magari tra di voi, e spero di no, ci sarà qualcun altro con l'influenza, quindi ci teniamo compagnia tra malati. Vi volevo raccontare appunto del regalo che mi ha fatto Ricky due o tre sere fa. Non ricordo, è arrivata a casa con un pacchettino di gioielleria. Infatti, ho letto sopra gioielli diamanti. Ho detto, oddio, cos'è? E lui mi fa: è una cosa per te, ma non solo per te. E io quindi mi sono immaginata, sapete, quei portaciucci con la parte, diciamo, sopra tipo in argento, quelle cose un po' più particolari che rimangono poi anche un ricordo nel tempo. Quindi mi immaginavo quello. Poi, una volta aperto, volevo aspettare perché era comunque sera tardi, ma lui ha insistito, voleva vedere la mia espressione, la mia reazione, e quindi l'ho aperto e quando ho visto che c'era un anello, l'ho proprio guardato e gli ho detto: ma un anello veramente? Così, poi ho visto questa bimba, adesso ve lo mostro, e mi sono sciolta, ragazza, non ho capito più niente, sono scoppiata a piangere, mi sono veramente emozionata tanto. L'anellino è questo qua, guardate che carino. Praticamente la struttura, per farvi capire, è colore argento, ma la bambina è quel oro rosa, quei colori, insomma, di quel genere lì, non so se rende in videocamera. E poi sopra c'è questa pietrolina. È veramente veramente carino, mi è piaciuto tantissimo. È molto fine, molto carino. Me ne dovrò separare lunedì perché insomma, ho espresso il desiderio di saldare praticamente l'anellino che tiene la bambina e la pietrolina. Perché non voglio rischiare assolutamente di perderla, cioè di rischiare di agganciarmi da qualche parte e di ritrovarmi solo con la base dell'anello. E quindi ci tengo a farla saldare in maniera che da lì non si muove e posso utilizzarlo più serenamente, ecco, perché comunque è un bellissimo ricordo, no, da tenere, perché potrete immaginare il significato, no? E niente, quindi ci tenevo a raccontarvi questa cosa perché non me l'aspettavo, è stato un regalo così, diciamo, per la gravidanza, per l'arrivo di Alessandra. E quindi, insomma, mi sono emozionata tanto, pianto, l'ho abbracciato, è stata una bella serata, un bel momento. Io ho freddo, ho veramente freddo. Riccardo sta arrivando, tra l'altro, sta portando una cosina a casa che vi farò vedere dopo, che abbiamo preso appunto anche con un po' di sacrificio, se vogliamo, perché
per prendere questa cosina, ovviamente non avendo soldi da buttare, diciamo, abbiamo dato via delle cose inerenti a questa cosa che arriva, e abbiamo recuperato i soldini per poterla comprare. Quindi, insomma, sono contenta perché poi capirete, dopo spero di trovare la forza di poter fare magari uno spacchettamento insieme a voi, insieme a Ricky. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Tra l'altro oggi, giornata super impegnativa perché ovviamente tutto oggi che ho la febbre non posso uscire, non più perlomeno. A saperlo non uscivo neanche stamattina, ma devo comunque portare il bimbo a scuola e passare in cartoleria, quindi mi sono comunque coperta bene, però devo uscire. Oggi alle 3 abbiamo appuntamento per portare Nala a fare il bagnetto, a farla tutta un po' profumosa, tutta bella pulita, che ne ha bisogno. E boh. Tra l'altro, ho visto adesso che mi ha chiamato mia mamma. Quindi la richiamo un attimo e ci vediamo dopo perché tanto tra 10 minuti arriva anche Ricky, quindi insomma continuerò il vlog poi con lui e vi farò vedere cosa ha portato. A dopo. Qui sotto la coperta c'è la mia pangiottona che esplode sempre di più. Cioè tra un po', guardate, la maglia è qui e c'è un punto in cui sono scoperta. Infatti devo sempre tirarla giù, nonostante comunque vada bene, ma appena mi siedo mi viene su con questi pom-pom. E niente, sono ancora qui al calduccio coperta e vi volevo far vedere che è arrivato per l'appunto Ricky con il sacchettino di cui vi parlavo, con dentro una cosa. Non so se farvi vedere adesso o farvi vedere quando l'apriremo, però potrei anche farvela vedere adesso, dai. E poi dopo la spacchettiamo insieme. Siete pronti per scoprire di cosa si tratta? Allora, si tratta della Nintendo Switch. E siamo tutti super super felici. Ovviamente sarà per tutti e tre, ci giocheremo tutti e tre. E aspettate che il gioco che abbiamo preso insieme è questo qua, Super Mario Party, che la mia amica mi ha detto essere bellissimo. E tra l'altro ci potrò giocare anche insieme a lei perché si può giocare anche online, quindi è una figata pazzesca. Io avevo il Nintendo 3, no, Nintendo New, oddio, come si chiama? XL. Comunque avevo il Nintendo, comunque di un certo valore, con una serie di giochi, quindi abbiamo venduto tutto e siamo molto contenti perché siamo riusciti a vendere tutto senza darli indietro a GameStop, quei negozi lì che svalutano tanto i giochi, quindi siamo riusciti a venderli a un prezzo decente. Perché noi comunque teniamo tutto super bene, cioè le cassettine erano tutte belle, tenute bene, sembravano giochi nuovi e quindi siamo riusciti a venderli molto bene e abbiamo recuperato i soldini per potercela comprare, quindi non abbiamo aggiunto altri soldi e niente, quindi abbiamo preso un gioco perché altrimenti non sapevamo con cosa giocarci e sarà felicissimo Fede quando torna da scuola. E quindi questo è. Ehi tu, Nala! Nala! Non mi cacca! Nala! Ah, ok. Allora, Nala è appena tornata dal bagnetto. Principessina! No, io sono di qua. Guardatela, tutta impettita. Perché lei è tutta profumata, è tutta bella. Guarda come sta tutta pavoneggiante. Eh? Signorina? Sì. Profumi di talco? Meno male. Mmm.
Come siamo belle, tutte lucide. Grazie, l'avevo chiesto il profumo al biscotto, ma non ce l'aveva. Diana, ecco l'orecchietto. Ma come siamo belle, anche la manicure. Eh sì, papà mi ha obbligata. Eh beh, già che c'eri, scusa. Papà. Già che... Eh? Già che c'eri. Quello è mio, Cioè, vede che sta cercando il... Acqua, acqua. Acqua. Mentre loro giocano acqua e fuoco. Acqua. Medicina. Acqua. Oceano. Oceano. Ma come profuma la mia bimba. Come profuma. Allora Fede, quanto sei contento della Switch? Tantissimo. 100.000. 100.000. Wow. Amore. Tutta profumosa, adesso la nostra bimba, vero? Bacini. Stiamo per aprire la famosissima Switch. Trin, trin. Vai, vediamo un po'. Facciamo lo spacchettamento con voi. Oh, oh. Allora. Era dall'altra parte, mi sa. No, no. Sì, dico, era al contrario la scatola. Allora, wow, la Switch si presenta con si presenta con i due telecomandini, i due joystick. Sei giù. Ve li faccio vedere così. Che bello, sembra proprio fluo. È in plastica. Che figo, bello. Ci sono quelli lì che fanno tutti gli spigoni, quindi è in plasticatura con la testina rosa. Ma no, vabbè, insomma, adesso non esageriamo, volevamo giusto farvi vedere com'è. Questo qua è uguale identico all'altro, ma blu. E poi che bello. Questo è lo schermino che si può tenere staccato oppure si possono attaccare i due telecomandi. I telecomandi. Guardate che bello. Nintendo Switch. Che figata. Pulsantino qua di accensione. Che bello. Questo cos'è? Penso che non ne ho la più pallida idea. Ah, ottimo. No, penso che sia la parte che tu vai a mettere qua per poter giocare. No, penso sia per utilizzarlo, perché lo puoi utilizzare anche tipo televisore. Cioè, televisore giocando, però lo puoi appoggiare al coso, tenere il telecomando staccato, puoi anche fare, sono tre modalità mi pare, però vabbè, poi capiremo piano piano. Adesso pian piano vediamo. Adesso indaghiamo. E riscopriamo. Questo è il telecomandino. Una navicella spaziale. Sì, sì, sì. Meno male è il Falco. Ah, è il telecomandino, no? E poi? Basta, mi pare. Poi ci saranno i cavi, quelle cose lì. Poi ah, la base per... Questo è troppo imballato per esserci solo i cavi. No, è la base per farla in TV. Questo è dove si va a l'inserto. La base veniva montata così, siamo poi riusciti. I cavetti, le spine. Infatti adesso Ricchi e Fede si mettono lì e se la montano. Il cavo da bravo italiano HDMI, che... Fare tutto in italiano non ci piace, è tutto in inglese, non lo sappiamo fare, e quindi una via di mezzo, da bravi italiani HDMI, l'alimentazione e basta. E poi il giocatore. Tocca a te, Fedino. Bravo Fed. Allora ragazze, ho cenato e mi volevo struccare, quindi ho pensato di struccarmi insieme a voi. E ho cenato, ho fatto la... Ricky mi ha fatto il brodino con gli spaghettini corti. Mi ci voleva un po' di brodo caldo, anche se anche questo mi sta facendo venire acidità di stomaco, una cosa inquietante. Stavo cercando... Ah, è qua. Il mio solito amico della Garnier, il mio preferito per il momento, è il mio preferito in assoluto. Oggi non mi sarei neanche truccata, però a parte il fatto che
stamattina sembravo davvero un fantasma e dovevo andare abbastanza in là perché la cartoleria purtroppo non è vicinissima a casa, quindi non mi andava di sembrare proprio un zombie. E poi in più mi è venuto praticamente un brufolo qui, mi fa malissimo tra l'altro, dopo proverò a mettere una pomata. E niente, alla fine Federico si è divertito tantissimo a fare a giocare acqua e fuoco quando ha visto il Nintendo, è morto di felicità. E sono contenta perché comunque abbiamo dato via tante delle nostre cose per realizzare questo suo desiderio, quindi insomma il suo sorriso è stato tutto. Quindi alla fine io avevo il Nintendo 2DS, il Nintendo 3DS XL New e poi un sacco di giochi, qualcuno era anche di Ricky. Avevamo preso un po' di tempo fa la Wii a Fede, proprio la vecchia Wii, e anche quella l'abbiamo data via per prendergli appunto questo. Insomma, tutto insieme siamo riusciti a far fuori un po' di cosine e a poter comprare questa che è molto più bella. Devo ammettere che i giochi per questa Nintendo Switch sono abbastanza cari, sono abbastanza costosi, e per dire, magari l'usato, che ne so, un gioco costa 49,90€ nuovo, lo trovate da GameStop, questi insomma negozi, sapete, di compravendita usato, a 44,90€, cioè il gioco non vale la candela. Uno dice, a sto punto aspetto, aggiungo 4€, me lo compro nuovo. E quindi però noi, dando indietro tutto, siamo riusciti a prendere la Switch più un gioco, quindi abbiamo preso tutto, insomma, per un po' siamo a posto, anche perché il gioco che abbiamo scelto è oddio, Super Mario Party, se non mi sbaglio si chiama, e ci sono miliardi di giochi all'interno. È molto caro come gioco, perché nuovo costa sui 60€, mi pare, sì, 60€, però ti dura una vita perché ci sono un sacco di giochi. Poi puoi giocare online, la mia amica, che anche lei ha la Switch, l'ha ricevuta per Natale, e anche lei ha Super Mario Party e mi ha già dato il codice amica, e adesso l'aggiungerò e giocheremo. Si può giocare appunto online o con la vostra amica, amico, oppure online con lettere, insomma con il mondo, quindi anche si può fare anche nuove amicizie, giocare online, molto molto carino. Poi mi piace anche molto che si può mettere il tempo per i bambini, quindi per esempio quando ci gioca Fede, visto che non ha molto, scusate, diciamo la cognizione del tempo, perché comunque si sa, i bambini quando iniziano si fanno prendere dal gioco e non si fermano più, e quindi visto che io non voglio che Fede ci sia troppe ore, anche solo mezz'oretta per dire, gli si può impostare il tempo, dopo quel tempo si spegne, quindi è fantastico, cioè una rivoluzione questa Switch. E poi te la puoi portare a letto, ha tre modalità mi pare, puoi giocarci in TV, quindi il classico sia in due che uno solo con il joystick, puoi staccare il televisorino, anche il gancetto dietro che lo puoi appoggiare al tavolo. Adesso poi magari vi farò vedere poi in un altro vlog di giorno con la luce tutto. E si può mettere al tavolo con i due piccoli joystick tipo da viaggio, oppure se si vuole cambiare stanza invece che stare col televisore si può usare lo schermetto, che comunque è abbastanza grande. Poi cosa c'è? E la terza modalità è proprio il videogioco da viaggio, no? Come un po' il Nintendo 3DS, però è veramente uno schermone, cioè è bellissimo, è veramente una favola. Il burro cacao questo qua mi sta abbandonando, è praticamente finito, quindi adesso poi mi devo, mamma mia che roba, mi fa malissimo, e tra l'altro è venuto vicino a un neo, quindi mi fa ancora più male. E mi sono struccata, la bene meglio,
E niente, quindi insomma, Fede ha fatto dei salti. Adesso non ho potuto filmarvelo, però vi garantisco che quando ha visto cos'era, perché poi noi l'abbiamo sviato, gli abbiamo detto che era una cosa da mangiare, gli abbiamo detto che abbiamo dato via tutte le cose ai videogiochi per comprare una mega torta, insomma lui ci è cascato in pieno e fa: ah, una torta! Era contento, ma in parte diceva: ma come, cioè, hanno dato via tutti i giochi per loro, per una torta. Era un po', vabbè. Poi quando ho visto la Switch, yeah, è cominciato a saltare sul tappeto, bellissimo. E niente ragazze, questo è quanto. Questo vlog è stato principalmente chiacchierato, lo so, un po' strano, un po' un vlog influenzato, ecco. E niente, adesso valuto se farmi una doccia calda, poi una bella tisanina, un'ennesima tachipirina e poi vado a letto, sperando domani di svegliarmi e stare meglio, soprattutto di riuscire a dormire, perché ne ho proprio bisogno. Sto dormendo 3-4 ore a notte, non va bene questa cosa, perché sono distrutta. E niente, noi ci vediamo prestissimo con nuovi video e spero di riuscire a farne, perché se sto così nei prossimi giorni mi fermo un momento, perché oggi ve l'ho fatto principalmente per raccontarvi dell'anello, per raccontarvi della Switch, insomma sapete che mi piace condividere con voi. E ci vediamo prestissimo.